Ciao a tutti, sono Giuliano Cirella, addestratore cinofilo ENCI, ed oggi ti parlerò del problema dei botti e degli spari che sono sicuro conosci bene se hai un cane. Ti darò infatti 4 semplici consigli per gestire al meglio il tuo cane durante i botti, in particolare quelli della notte più scoppiettante dell'anno, ovvero Capodanno. Se hai seguito il mio canale nelle ultime settimane, già saprai della Christmas Edition, una piccola raccolta di video dedicati a Natale ed in generale al periodo natalizio in chiave cinofila. Questo è il quarto ed ultimo video di questa edizione speciale e alla fine ti lascio il link per trovare anche tutti gli altri video. Ma ora veniamo al dunque. Capodanno è un giorno molto particolare, dove il pensiero ai nostri amici a quattro zampe è ancora più sensibile ed importante. Probabilmente saprai di cani che non hanno paura di botti e spari, ma immagino ne conoscerai altrettanti che invece risentono molto di queste situazioni che purtroppo non capitano solo a fine anno. Se anche il tuo cane appartiene a questa seconda categoria, vediamo come puoi aiutarlo con 4 accorgimenti, i primi 2 per prevenire e gli altri 2 per il momento stesso dei botti. Il primo consiglio, quindi, è il più semplice, ovvero quello di rimanere in casa o in ambienti chiusi durante le ore più sensibili. Quindi evita se possibile le uscite serali e cerca di anticipare quanto più possibile rispetto alla mezzanotte le passeggiate per i bisogni per evitare di ritrovarti sotto una pioggia di spari. Sempre per prevenire, potresti ovattare il più possibile l'ambiente casalingo da forti rumori esterni. Puoi farlo semplicemente chiudendo le finestre e abbassando le tapparelle, ma anche alzando il volume della TV e mettendo la musica ad alto volume. Insomma, cercando di nascondere, coprire e annullare, diciamo, quanto più possibile il rumore dei botti. Se quindi sei rimasto o rimasta in casa con il tuo cane e nonostante le misure che hai preso i botti si fanno comunque sentire, cos'altro potresti fare? Il terzo ed il quarto consiglio riguardano proprio questo. Innanzitutto è molto importante non ignorarlo, come a volte si legge o si sente dire. Ricorda che per il tuo cane devi essere una guida, una figura della quale fidarsi, nella quale lui potrà cercare e trovare un supporto, soprattutto nei momenti di difficoltà come quello di cui parliamo oggi. Quindi se il tuo cane vuole starti vicino, offrigli il tuo sostegno e la tua vicinanza, perché il tuo contatto, fidati che lo sentirà. Allo stesso modo, però, se preferisce rifugiarsi in un'altra zona della casa in particolare, lascialo libero di scegliere il posto dove si sente più a suo agio e magari rimani un po' vicino a lui anche senza parlare, semplicemente rimanendogli accanto. Evita però di dargli troppe attenzioni, di appesantire ancora di più il momento e non mostrare ansia o agitazione. Piuttosto mantieni la calma e la sicurezza e non trattare il tuo cane in una maniera diversa da come lo tratti tutti i giorni, cioè non prenderlo in braccio, non comportarti in modo strano rispetto al solito. Sostegno, supporto e vicinanza assolutamente sì, ma senza stravolgere i tuoi normali comportamenti quotidiani. Nel caso il tuo cane si mostri predisposto a voler star con te, il quarto ed ultimo consiglio è quello di proporgli e svolgere insieme alcune attività che potrebbero piacergli e che già conosce durante appunto il momento dei botti. Ti sto parlando ad esempio di giochi, di attività di ricerca olfattiva, di problem solving, di giochi di riporto o competitivi come può essere il tira e molla. Insomma, qualsiasi cosa ti venga in mente e che tu sappia con certezza che il cane avrebbe piacere nel svolgerle. Tempo fa, intorno a marzo o aprile, pubblicai una serie di video che potrebbero darti alcuni spunti e se ti va di visitarli puoi cliccare lì in alto. Ultima cosa importante, mi raccomando a non lasciare il tuo cane solo in casa durante la notte di Capodanno. Se avrà paura degli spari, avrà bisogno di te, tu per lui dovrai esserci perché sei la sua unica fonte di sicurezza, quello spiraglio di tranquillità in un momento per lui già molto difficile. Per fortuna il periodo natalizio non è
è solo botti e spari, ma è anche albero di Natale, dolci natalizi e soprattutto i regali. E proprio su questi temi, ovviamente in chiave cinofila, ho dedicato i video della Christmas Edition e li ho racchiusi in una playlist, così è più facile trovarli tra tutti i video del mio canale. E se non li hai ancora visti, puoi farlo naturalmente cliccando sempre lì in alto. Comunque, questo è l'ultimo video del 2020 e ci rivedremo direttamente sabato 9 gennaio, come sempre alle 15. Spero tu e il tuo cane passerete il fine anno al meglio e se questo video ti ha dato qualche spunto utile, ti invito ad iscriverti al canale per non perderti mai nessuno dei futuri video che farò su tanti argomenti della cinofilia. Auguri di buon anno e a presto!